Sono Canciani, vengo di Sagrassian di Ronzo, il paese è anche santo perché abbiamo i santi martiri, perché già da piccolo con mia madre mi faceva già i presepi. E poi, siccome non c'erano tanti soldi per comprare, ero andato da un mio zio che aveva i stampi, li facevo col gesso. E dopo avevo questa grande passione di pitturarli. Dopo man mano, invece questo che è dietro di me, questo grande, mi è venuta la passione per Giuseppe, perché era falegname come il mio mestiere. E allora ho cominciato a fare la Sacra Famiglia e dopo ho pensato anche di appoggiarlo sul banco di falegname di lavoro. E dopo ho avuto questa splendida proposta dal comune di Grado da metterlo sulla rotonda all'entrata di Grado per 2 anni. E invece con quest'anno è stato fatto anche, siccome la rotonda è grande, ho pensato di fare i 5 continenti. E da giovane facevo anche il chierichetto e dopo subentra così anche la passione presepe. E dopo il presepe ho avuto passione anche perché ho avuto la fortuna di fare il ciclista come professione in tutte le città d'Italia, che sono le più belle del mondo. Andavo sempre a vedere, siccome ero appassionato dell'arte, andavo a vedere le chiese, perché da lì prendevo spunto degli artisti, no? Sepolcro era Piero della Francesca, se andavo a Arezzo, Aretino, e già i più bravi pittori del 300, 400, da Giotto in su, già cominciavano a fare anche i presepi, no? La Sacra Famiglia. La passione viene anche se si ha la fortuna di conoscere la gente e anche i posti, no? E dove si va non trascuravo mai di andare a vedere le chiese, i musei. È una bricola che si trovano in mare, che indicano dove le vie principali per navigare. Sono i 5 continenti e per l'Europa ho fatto la Matrioska della Russia, perché penso anche è stato che rappresenta l'Europa. La composizione della cosa è fatta col compensato marino, perché dura per la pioggia. Poi aiutanti ho avuto, questi 2 signori, uno si chiama Francesco, che mi va bene perché fa parte sempre della Sacra Famiglia, e dopo Antonella, però il mio braccio destro è Bruno Basso di Fossalon, grande saldatore ma grande umorista, e che non si piega mai anche quando l'abbiamo imbastito. Il presepe, pioveva, e lui mi ha detto: dai, metti sulla mantellina che dobbiamo finirla. E devo dire un'altra cosa importante, che Grado quest'anno il sindaco è stato molto bravo, e merito anche suo e dei suoi collaboratori, che hanno fatto nel Museo del Mare questa bellissima mostra. Un saluto ai reporter, a Francesco, mio amico, e a tutta la gente. In ogni famiglia di continenti ho sempre messo i bambini, che è la speranza. E poi la natività lo dice già per se stesso, no? Bon, vi auguro a tutti un buon anno 2012 e di essere sempre vicini uno con l'altro e voler bene al prossimo. Saluti, Franco.